Buonasera, buonasera dalla redazione di Telegenova. Ben ritrovati con il nostro appuntamento con l'informazione su Genova e sulla regione Liguria. Possiamo cominciare anche oggi partendo ovviamente dal bollettino sul coronavirus che possiamo leggere insieme. Calano gli ospedalizzati in Liguria, sono 666, 7 in meno dunque rispetto a ieri. Di questi 70 sono in terapia intensiva. I morti sono registrati sono 11 per un totale purtroppo molto alto di 4.090. I nuovi casi sono 292 a fronte di 7.465 tamponi, così suddivisi, quasi 5.000 sono molecolari e 2.528 sono test antigenici, dunque con un tasso di positività calcolato al 3,9%. È stato somministrato il 91% dei vaccini disponibili, e dunque 473.561 somministrati alla popolazione ligure. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 13.638 vaccini, di questi più di 9.000 di quelli mRNA e 4.166 di AstraZeneca. La media per quanto riguarda sempre la vaccinazione nazionale è al 18,20%, quella che ha ricevuto la seconda dose all'8,83%, in Liguria con una media nazionale invece al 7,5%. Cambiamo argomento perché prosegue il sit-in di protesta ligure di fronte al Palazzo della Regione. I ristoratori e le altre categorie radunate sotto questo slogan lanciano dunque un ultimatum al governo. Protesta ligure sotto il Palazzo della Regione, ormai da oltre 5 giorni, ci avviciniamo a una settimana. Vogliamo ricordare ancora una volta, per chi fosse smemorato e non sapesse, il perché siete qui sotto? Perché siamo stufi di tutte queste regole che ci stanno mandando, che non esiste proprio, che noi dobbiamo solo aprire all'aperto, non abbiamo possibilità di dover lavorare in caso ci fosse tempo del tempo brutto. Chiediamo che ci venga data una mano. Ieri abbiamo avuto un colloquio con il sindaco, ci ha dato l'opportunità di avere gli spazi all'aperto, però tante realtà non ce la fanno, non possono, e noi siamo qui per tutti, perché ci sono locali che non possono farlo, alcuni sì, allora cerchiamo di dare un qualcosa senza disturbare le persone con blocchi dello traffico. Cerchiamo di, anche sacrificandoci, visto che stanotte ho dormito qua e sono anche un po' abbastanza distrutto, perché non è facile. Hashtag protesta ligure, vogliamo ricordare chi racchiude? Racchiude categorie come la ristorazione ovviamente, discoteche, bar, pub, poi tassisti, diciamo tutte quelle categorie rovinate da questo virus maledetto. Qualora non arrivassero le risposte, voi siete pronti a rimanere qua in eterno? Speriamo di no, speriamo che arrivino le risposte, perché come abbiamo detto noi vorremmo lavorare, punto. Noi vorremmo che iniziassimo a fare il nostro mestiere nella normalità. Ovviamente bisogna iniziare a conviverci con questo virus. Lo sappiamo che non è una cosa che dall'oggi a domani sparisca, però bisogna collaborare, conviverci e sapere come poter lavorare, e poi soprattutto che ci arrivino qualche ristoro ora, perché quelle che hanno mandato sono veramente solo briciole. Con un intervento complessivo da oltre 80 milioni di euro, il Comune di Genova si prepara a riqualificare l'intera area del centro storico. Dalle mura di Malapaga sino all'albergo dei poveri, anche le aree dunque del circondario limitrofe proprio al centro storico saranno teatro di rinnovamenti molto profondi. Assessore, ci può dire che tipo di investimento sarà e quali sono i tempi che seguite, soprattutto se è presente poi nel recovery, insomma sarà sfruttato in questo senso? Allora, è un investimento importante, non viaggia sul canale del recovery perché è il bando PINQUA, qualità dell'abitare, dove noi abbiamo gettato il cuore e l'ostacolo, perché si potevano portare progetti fino a 15 milioni a livello di progetti preliminari o progetti definitivi, fino a 100 milioni. Il nostro è un progetto da 85 milioni, molto ambizioso, intercetta tutte quelle che sono le linee del bando, il tema dell'abitare, il tema del recupero del patrimonio artistico, cala sul progetto centro storico e speriamo che venga premiato dal Ministero. Siamo molto ottimisti perché veramente potrebbe dare la svolta al centro storico cittadino questo progetto. Pensiamo di sfruttare il recovery anche per ampliare eventualmente il discorso sul centro storico, può essere un'idea?
Sì, è un'idea ed è già realtà, nel senso che voi sapete che tra le linee di finanziamento a valere sul Recovery Fund noi abbiamo chiesto diversi milioni proprio sul tema delle rigenerazioni urbane. Poi è chiaro che li sposteremo nel momento in cui venisse finanziato questo progetto, li destineremo su altri ambiti. Ora lavoriamo soprattutto su tutta l'area centro storico e anche sulle zone come corollario, quindi cioè per esempio con l'acqua sola, con le mura, quindi una visione, se mi consentite, anche più strategica ancora sul nostro centro storico. Penso che sia davvero importante anche sottolineare come si è lavorato, uffici comunali, tutti in una forte sinergia. Allora, innanzitutto si tratta del primo esempio vero nella nostra città di rigenerazione urbana e quindi la cosa importante che mi fa piacere comunicare è che è l'esito di un paio di anni di lavoro importante fatto con l'Ordine degli Architetti e anche con l'Università. Quindi a livello urbanistico cambierà proprio la modalità di vivere il centro storico, perché finalmente avremo tanti punti rigenerati e recuperati che saranno però oggetto di un piano strategico unico, quindi è importante capire che prima è stata fatta la pianificazione strategica e poi ci si è candidati al PINQUA con i singoli elementi, quindi con un esempio e con uno studio di fattibilità di insieme per la rigenerazione urbana di tutto il quartiere. Una notizia adesso che riguarda la sanità della nostra regione e in particolar modo della nostra città, perché è stato istituito proprio da oggi il primo centro studi di automutuo aiuto, programmi di comunità e formazione di caregiver dalla ASL 3, appunto l'ASL genovese. La pagina appunto del centro studi con tutte le informazioni sul funzionamento e sugli obiettivi di questo centro è da oggi disponibile proprio sul sito della ASL 3 genovese. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Da una mozione, dopo una mozione del Movimento 5 Stelle, alcuni studenti dell'Accademia Ligustica delle Belle Arti hanno realizzato un'opera d'arte che è dedicata al ricordo delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. L'opera verrà conservata presso il Museo della Memoria che si trova all'interno del parco sottostante proprio al nuovo Ponte San Giorgio. Noi vorremmo che appunto il memoriale in sé fosse sia un ricordo, una testimonianza della tragedia, ma anche un po' di speranza per il futuro. E quindi un po' questo progetto che raccoglierà le idee di giovani, di ragazzi, che sono un po' il nostro futuro, no? Che quindi riuscirà a dare un senso alla tragedia e a fare in modo che anche degli artisti possano poi esporre in modo temporaneo le loro opere. Per cui, oggi è una bella sensazione, una bella giornata e penso che sarà un progetto che ci potrà dare molte soddisfazioni. Adesso questa radura dovrà essere più viva, con degli spettacoli, con ovviamente degli spettacoli noi abbiamo chiesto che fossero rispettosi del luogo, perché c'è la possibilità, tutti noi abbiamo anche voglia di fare festa anche dopo tutto quello che stiamo passando tutti insieme, però abbiamo altri spazi per poterlo fare, quindi lì per noi sarebbe importante che ci fosse un qualcosa di più delicato. Però è chiaro che noi speriamo che il progetto concreto vada avanti sul memoriale, sul museo e su tutta la parte relativa al parco. Chiaro che noi avremo, una gestione, un lavoro, il nostro lavoro sarà sulla parte del memoriale e per noi sarà molto importante soprattutto tenere una parte di quei reperti che sono stati analizzati e che devono restare a futura memoria di quello che era quel ponte, di quello che è stato. E poi insomma tutto il lavoro è tutto da studiare, però speriamo appunto che l'amministrazione riesca velocemente ad ingranare, a partire con questo progetto. Il ponte è andato veloce, no? Giustamente, perché la città era in ginocchio, però non vogliamo che ci si dimentichi dei nostri cari, ma soprattutto di quello che hanno rischiato tanti cittadini di questa città e di tutte le altre città su quel ponte, perché questo è il punto nodale. Una tragedia deve insegnarci qualcosa
ne abbiamo bisogno tutti, e quindi noi speriamo che in qualche modo si possa cambiare qualcosa. Ritorniamo adesso a parlare di Begato. Dopo l'avvio alla demolizione di una delle due dighe del quartiere, lo stesso quartiere si interroga adesso sul suo futuro. L'obiettivo della giunta regionale, nelle parole dell'assessore all'urbanistica Scaiola, è lasciarsi alle spalle il degrado dei quartieri ghetto e riaprire le porte a chi ha lasciato Begato proprio per permettere la demolizione. Noi abbiamo già un progetto definitivo che abbiamo elaborato insieme a Arte Genova. Questo progetto prevede la ricostruzione ovviamente di alcune palazzine nettamente diverse da quelle che demoliamo, quindi nettamente più piccole, con ampie zone verdi, ma nel nostro progetto non c'è solamente di recuperare degli alloggi, di riqualificare degli alloggi. Noi vogliamo dare una sua vita a questo quartiere. Questo quartiere, come sapete, è già ricco di associazioni. Noi abbiamo degli spazi dove potranno vivere queste associazioni, quindi ci sarà una anche attività sportiva, perché faremo ulteriore impiantistica sportiva qui a Begato, e quindi ci sarà un quartiere che, ripeto, potrà vivere a 360 gradi. Ma soprattutto quello che noi tendiamo a sottolineare, vogliamo sottolineare, che è finita, e con oggi, anzi abbiamo già iniziato i lavori, ma oggi diciamo che è un giorno importante, che perché partiamo con la demolizione dei piani alti, quelli un po' più visibili e consistenti, nasce da Genova, dalla Liguria, una nuova visione di edilizia, che vuol dire basta casermoni, basta zone ghetto, basta pensare a concentrare centinaia di persone, come è stato fatto in politiche degli anni 70-80, oramai per noi vecchie e superate, ma noi vogliamo un'edilizia popolare diffusa. Qui abbiamo spostato oltre 700 persone, 776 persone che in questo momento sono diffuse in tante zone di Genova e sono ben integrate nella comunità genovese. Diverse di queste ritorneranno a vivere nel quartiere di Begato, non tutte perché non ci saranno i palazzoni che c'erano prima, ma vogliamo un'integrazione sociale diversa da quella che era stata concepita fino ad oggi. Quindi basta zone, diciamo, di periferia, zone abbandonate, zone degradate. È vigilia di turno infrasettimanale per le squadre liguri della Serie A, le due genovesi con Ballardini e Ranieri che preparano la sfida rispettivamente al Benevento e al Crotone. Entrambi gli allenatori hanno anche espresso la propria opinione fortemente contraria alla Superlega. È una partita importante, molto importante, ma non è che tu, se fai bene o non fai bene, si decide tutto domani sera. È una partita importante e sappiamo che dovremo farla al meglio, ma è una partita. Il calcio è popolare, è molto popolare. Per me il calcio è merito, è solidarietà, è bene comune. E quindi pensare che possa essere un bene solo per pochi, che solo quei pochi possono giocarsi qualcosa di importante, mi fa rabbrividire, e non è lo sport che io fin da bimbo ho amato. Non dobbiamo cadere in quella forma mentis, dobbiamo andare lì con la consapevolezza che il Crotone venderà cara la pelle e noi dobbiamo fare una gran partita. Ho letto che sono circa 9 partite che non vinciamo fuori casa, credo che l'ultima sia stata a Parma, e noi dobbiamo tornare a vincere fuori casa. Non sarà facile, ci vorrà la miglior Sampdoria. I giocatori stanno tutti bene, tranne Berezinski che ha preso una botta l'altro giorno, per cui è un giocatore che sta giocando con una continuità, con uno spirito di sacrificio encomiabile, veramente un gran giocatore. Mi piacciono a me questi tipi di giocatori che tutto quello che hanno lo mettono sul campo e anche qualcosa in più. La prima cosa che mi è venuta proprio alla memoria è stata l'impresa dell'Ester, ma a prescindere che ci sia di mezzo anch'io. Il bello del calcio è proprio questo, dove il più piccolo può ambire, può competere con i grandi giganti del calcio mondiale, e questo è lo spirito dello sport, è l'essenza dello sport. Quello che stanno cercando di fare, io credo che sia proprio una cosa sbagliata, forse proprio per coprire tutti i debiti che hanno, ma non è giusto, non è calcio. Era il nostro ultimo servizio, termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie ancora per aver scelto l'informazione di Telegenova e buon proseguimento di serata.